Questo video è offerto da... Sergio Viotti, sabato con il Latina la Juve Stabia ha fatto vedere che se la giocherà fino all'ultimo con tutti, soprattutto ha fatto vedere che con la terza forza del campionato non ha nulla da temere, però quel gol che arriva sempre all'ottantesimo, sempre negli ultimi minuti. Beh, secondo il punto di vista sabato abbiamo dimostrato nuovamente di essere uomini, che è la cosa più importante secondo il mio punto di vista. E Latina è la terza forza del campionato, come dici tu, quindi automaticamente avevano molte molte più motivazioni di noi, perché come tutti sappiamo siamo già retrocessi, però andiamo su tutti i campi a far guerra e battaglia come faremo anche a Bari, perché secondo me dobbiamo onorare questa maglia fino alla fine, fino all'ultimo minuto col Carpi. Alla luce dell'impresa che sta compiendo il Cittadella, quanto aumentano i rimpianti? Beh, innanzitutto complimenti a Cittadella, perché si sta lottando per salvarsi e nuovamente Foscarini ha fatto un grande lavoro e i suoi ragazzi stanno dimostrando che ci tengono a stare in questa categoria. I rimpianti sono tanti, perché quando abbiamo giocato contro Cittadella abbiamo dimostrato di essere non superiori ma di più dei superiori, e però nuovamente dico complimenti a loro. A livello personale, trova un aggettivo per la tua stagione. A livello personale, fatta di alti e bassi, non è, non posso trovare un aggettivo, buona, sicuramente misteriosa, sicuramente piena di sacrifici e forte autostima, perché con alti e bassi, come in ogni lavoro, bisogna sempre ripartire, e io sono un professionista, quindi automaticamente devo andare in campo ogni giorno per migliorarmi e per cercare di tenermi pronto quando il mister mi chiama in causa. Hai parlato appunto di una stagione fatta di alti e bassi, in un certo senso forse tanta fiducia non è stata data proprio nella tua persona, ma non da una persona in particolare, dal mister, un po' da tutti, dall'ambiente. Ecco, tu te la sentiresti l'anno prossimo anche tu, visto che sei di proprietà del Chievo, di rimanere in questo progetto? Allora, sicuramente è stata, come ripeto, un'annata difficile, però io ho dimostrato di essere un professionista per 10 mesi, perché la gente ha gli occhi e quindi automaticamente vede come mi alleno e vede il livello umano che è alto il mio, ma no, con tutta l'umiltà di questo mondo, però l'ho dimostrato, perché giocare e non giocare ho sempre stato disponibile e sempre messo davanti il gruppo e le esigenze della squadra. Se, come hai detto tu, ho altri anni di contratto con il Chievo, a giugno, quando finisce il campionato, mi arriva la chiamata dei presidenti in prote di Magnello, valuteremo insieme il da farsi. Io non avrei nessun problema di rimanere. Tornando allo scorso agosto, 3 rigori parati al Varese, i cori della curva, non saresti mai immaginato che insomma sarebbero alternati Branesco, Calderoni, Benassi e tu avresti giocato meno di tutti? A meno di tutti ti correggo, perché Branesco però vabbè. No, no, a parte gli scherzi. Sono un professionista, quindi automaticamente devo allenarmi sempre e cercare di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama. Sicuramente non giocare fa male, però le mie soddisfazioni sono poche, me le sono tolte, e si ripartirà l'anno prossimo. Innanzitutto finiamo questo campionato onorando il mio lavoro e poi l'anno prossimo si ripartirà, imboccandoci le maniche. Okay. Il presidente ha detto a fine anno la cosa più bella è vedere una Lega di Serie B che saluta diciamo la Juve Stabia, e quindi un po' questa società che si è riqualificata, diciamo agli occhi dell'opinione pubblica. Tu che cosa ti porti con te da questa esperienza con Castellammare, se l'anno prossimo non sarà ancora Juve Stabia? Mi porto sicuramente una cosa negativa con la retrocessione, però tante cose positive, la gente, i tifosi e soprattutto il gruppo. Il nostro gruppo fatto di uomini, e ripeto, il fattore umano va al di là dei risultati sportivi. Sicuramente dispiace il risultato sportivo, però noi dobbiamo onorare questo campionato, lo faremo fino alla fine e andiamo a Bari per fare la guerra. Definisci chiusa la tua avventura a Chievo, nel senso che Biagazzi, che è tutto sommato giovane, Silvestri che ora è passato al Cagliari ma è comunque, dovrebbe essere ancora del Verona, insomma sono tanti giovani davanti a te. Si dimostrano, è giusto che vengano premiati, però devo dimostrare anch'io. Se io dimostro
perché non avere la possibilità. Ho fatto 6 mesi l'anno scorso e ho ancora 3 anni di contratto e vediamo cosa i loro progetti e i miei progetti.